Ancora attacchi con autobombe nel quartiere sciita di Baghdad. Le esplosioni avvenute in alcuni mercati gremiti di gente hanno ucciso almeno 10 persone. Nello stesso quartiere, il 31 luglio scorso, vetture cariche di esplosivo avevano fatto 47 morti. La città settentrionale di Mosul, da giugno controllata dalle milizie islamiche, è stata teatro di sanguinosi scontri armati tra esercito iracheno, che tenta di riprendere il controllo della città, e guerriglieri. Il bilancio è di almeno 50 morti. Secondo testimonianze non confermate dal governo, gran parte delle vittime erano detenuti di una prigione allestita dagli insorti, che sarebbe stata bombardata dall'aviazione.